Ecco, allora adesso abbiamo finito la spiegazione e finita la spiegazione, come se fossimo in classe, andiamo a scrivere qualcosa sul nostro foglio. Io l'ho già fatto per voi e quindi voi avete soltanto da seguirmelo qui e riscrivervelo su un foglio di quelli a righe. Naturalmente prima mettete il numerino, la data, io ho messo marzo 2020, voi mettete la data del giorno in cui lo fate. Titolo O, AI, A, anno, poi come vedete ho scritto O, AI, A, anno con l'H in evidenza, che vuol, quando vuol dire verbo avere, ho fatto una freccia e ho detto: è vero, tutte queste volte vogliono dire verbo avere, ma il verbo avere si può trovare in tre significati diversi. E poi ho scritto le tre frasi che abbiamo già visto. La prima, io ho una maglia rossa, vedete ho cerchiato ho, verbo avere come possedere, uguale possedere, sottoscritto possiedo. Seconda frase ho trascritto tu hai sete, qui è il verbo avere come sentire, provare una sensazione, e poi sotto ho messo infatti si può sostituire con senti, tu senti, provi sete. Terza, Luisa ha mangiato una torta poco fa, qui il verbo avere fa da aiutante del verbo principale. Ho cerchiato il verbo principale mangiato e sottoscritto verbo mangiare. Ho fatto la freccetta per far vedere che avere qui è solo aiutante e aiuta che fare. L'ho scritto qui sotto, aiuta il verbo mangiare a formare il passato prossimo. Poi girate il foglio e qui abbiamo proprio scritto in maniera proprio stringata, molto molto riassunta, quello che abbiamo fatto, quello che deve rimanere nella testa. O, ai, a, anno si scrivono con l'H quando, quando esprimono il verbo avere. Possono avere tre significati. Diciamolo ancora una volta. Possedere, primo, possedere, secondo, sentire, provare una sensazione, terzo, aiutante di un altro verbo per formare il passato prossimo, cioè il passato che è recente, che è successo da poco. Ve lo scrivete, quando avete finito, vediamo se ve lo rileggete chiaramente, perché leggere però, leggere per capire bene. E poi proviamo a fare insieme un esercizio che vi manderò, lo iniziamo insieme, poi voi lo completate. Cosa ci chiede? Completa queste frasi usando il verbo avere o, hai, a, hanno. In quale dei tre significati è usato? Possedere, sentire. Aiutante per fare il passato prossimo, scrivilo accanto. Allora facciamo l'esempio. Io, gli acquerelli. Allora io ho gli acquerelli, lo scriverò qui. Ho. Adesso io lo scrivo in rosso perché è l'esempio. Io ho gli acquerelli, vuol dire io avere gli acquerelli, ma è nel significato di possedere, quindi lo scrivo qui vicino, possedere. Possedere, perché vuol dire io possiedo gli acquerelli. Vado avanti con le altre frasi, facciamone qualcuna insieme. Gli zii, una nuova automobile. Gli zii, quale di questi uso? Gli zii hanno, e andrò a scriverlo, attenzione, cambio penna perché qui non è più un esempio, hanno, sempre con l'H perché è verbo avere, hanno, ecco, bisogna scrivere piccolino, perché altrimenti non c'entra. Hanno una nuova automobile, qui hanno vuol dire possedere e quindi lo scrivo qui accanto, possedere.
Facciamo un'altra frase. Tu, sonno, vai a dormire. Tu, quale di queste quattro paroline utilizzo? Tu hai, ma hai con l'H perché vuol dire tu avere sonno. Quindi comincio a scrivere hai con l'H. Attenti però, questo hai in quale dei tre significati è? È nel significato di sentire, provare sonno, eh? Per cui io metto sentire. Sotto, Carlo, costruito un grande puzzle con suo fratello. Allora, Carlo, quale di queste utilizzerò? A con l'H perché vuol dire avere. Carlo ha costruito un grande puzzle con suo fratello. Attenzione, qui il verbo avere è utilizzato in quale di questi tre significati? Se io dico ha costruito un grande puzzle, il verbo principale, l'azione di questa frase è costruire. E quindi il verbo avere fa da aiutante. In questo caso posso proprio fare una freccetta, come dire, va in aiuto del verbo costruire, che è il verbo principale. E qui accanto scriverò aiutante, aiutante. E per non dimenticarmi che aiutante, ma io non ho scritto tanto bene, voi scrivete meglio qui. Sono un po' in bilico su questo tavolino. Allora, aiutante per formare che cosa? Il passato prossimo ha costruito diventa il passato prossimo. E allora metto aiutante, freccina, per passato prossimo, scrivo solo pass, puntino di abbreviazione, prossimo, prossimo. Quindi aiutante per formare il passato prossimo. Adesso le altre frasi ve le fate da soli, ve le mando, sono queste qui. Attenzione dove mettere le maiuscole, ad esempio qui perché inizio frase, e poi ce n'è qualcuna doppia. In questo caso il significato, prendiamo questa, tutti, fame perché, corso nel parco. Allora, mettete tutte e due le paroline, i significati li potete mettere uno sopra e uno accanto, oppure anche qui sopra, come volete, d'accordo? Quindi il compito che vi do da fare sarà questo. Aspetta che l'ho anche scritto. Ok, qui. Allora, finire l'esercizio, questo qui che abbiamo fatto insieme, lo finite. E poi sul foglio, questo è un altro lavoro. Scrivere sei frasi usando o, hai, ha, hanno nei suoi tre significati: possedere, sentire e passato prossimo. Qui voglio dire aiutante per fare il passato prossimo. Quindi ne fate sei di frasi. Scegliete almeno di usare una volta o, hai, una volta hai, un'altra volta hanno, poi le altre due scegliete voi quale vi è più simpatica di questi qui. L'importante è che possiate, che cerchiate di utilizzare i tre significati variandole, quindi ne fate una con o possedere, una con hai magari sentire, una con a passato prossimo, così via, un po' varie. In tutto sei, non di più. Cercate di farle pensando e anche cercando di formare bene la frase, non molto lunghe, ma che siano chiare. Basta così, vi saluto, ciao, buon lavoro.